Labrador maschio monta altri maschi e gli si rigirano. Perché lo fa e come farlo smettere? Andrebbe visto, anche perché la comunicazione è assolutamente dinamica, quindi lo può fare 10 volte con 10 cani differenti e ottenere 10 risposte differenti, magari partendo da una sua motivazione diversa tutte le volte, perché la comunicazione è dinamica. La domanda è: cosa hai fatto tu? Che esperienze ha fatto prima? È intero? È castrato? Quanti cani ha conosciuto? In quali modalità? Che informazioni ha ricevuto da voi quando si è messo a fare questo tipo di cosa? Perché non ha iniziato ieri mattina, è da tempo che lo fa. Queste sono tutte informazioni che inizierebbero a dare un indizio su come eventualmente impostare il lavoro, ma per poterti essere di aiuto serve una consulenza dal vivo, magari anche più di una, per cercare di trovare modalità di comunicazione differenti per lui.